Siamo qui nel cantiere della Basilica di San Benedetto, che è stata, diciamo, curata come restauro dal MIBAC con progetti messi in opera dal MIBAC e eseguiti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il lavoro ovviamente va sempre di pari passo, quindi i restauratori del Ministero della Sovrintendenza dei Beni Architettonici provvedono a selezionare il materiale da conservare per la successiva ricostruzione e i Vigili del Fuoco procedono sia al recupero che alla differenziazione del materiale, anche con riferimento al trasporto in discarica dei materiali di rifiuto. Quindi noi possiamo trovare un materiale di pregio che viene conservato nella piccola pezzatura, nelle bag apposte, e i materiali di più grande fattura che vengono posti su pedane un po' più robuste. Il materiale che viene via via rimosso dai tumuli viene vagliato dai restauratori e viene asportato in tutta la parte pregiata e la parte che può essere riutilizzata, sia con riferimento anche agli elementi lapidei e sia in quelli in metallo e in legno. Il materiale invece che non è di interesse viene caricato in cassoni per essere poi trasportato a discarica. Il lavoro chiaramente durerà ancora per un po' di tempo e andrà di pari passo con altre opere di sicurezza, di cui vediamo realizzata la piastra di sostegno della facciata principale e che successivamente continuerà con il rafforzamento della torre laterale e di alcuni elementi che poi consentiranno di recuperare il materiale finale.